Grazie Mariano per queste parole, grazie a voi per essere qui presenti oggi. Oggi appunto cerchiamo di far volare la fantasia, voi siete le nuove generazioni di studenti, di ragazzi, alcuni di voi magari faranno proprio queste ricerche, quindi vediamo di dare qualche suggerimento, qualche idea anche un pochino avanzata su che cosa ci aspetta. Dove? Beh, andiamo a Marte. Marte è l'obiettivo da tanti anni del viaggio umano nello spazio profondo. Sulla Luna ci siamo stati, gli asteroidi per gli uomini non sono propriamente, o le comete, il posto adatto. La prossima Venere è torridamente calda, con i suoi 200-300 gradi di temperatura e gas mefitici. La prossima è forse in qualche modo l'unica destinazione che ci possa pensare di fornire una base per poterci in qualche modo anche abitare, è Marte. E questo è da von Braun che si pensa di andare su Marte, ne ho anche parlato nelle precedenti edizioni, quanto è complesso organizzare e pensare questa missione. Oggi invece volevo mettere a fuoco alcuni aspetti di quanto la tecnologia dei giorni nostri, per quanto meravigliosamente potente sta cambiando e ha cambiato la nostra vita quotidiana in modo straordinario, sia solo ai primi passi rispetto ad altre tecnologie che potrebbero essere necessarie o da cui potremmo trarre ispirazione per poter andare su Marte. E vediamo perché. Ve l'ho già detto, Marte sta dopo la Terra, prima di Giove, Venere sta prima della Terra, prima di Mercurio, e quindi sta un po' più lontano dal Sole, ma sta ancora in quella fascia chiamata di abitabilità. Se ci fosse un'atmosfera un pochino più densa, l'acqua potrebbe stare liquida su Marte. Anzi, forse 3 miliardi di anni fa su Marte scorrevano fiumi d'acqua, c'erano laghi, c'erano mari, chissà, forse anche tracce di vita. 3 miliardi fa sono tanti anni, attualmente Marte è un po' un deserto con una tenuissima atmosfera, ma si trova in quella che si chiama zona di abitabilità, in cui c'è anche Venere, quindi capite bene che la zona di abitabilità non vuol dire molto. La Terra è abitabile oggi in questa zona, fra qualche milione di anni chi lo sa, qualche miliardo di anni fa chi lo sa, Marte lo è stato, oggi certamente non è molto abitabile, Venere è in una zona di abitabilità ma dominata da un effetto serra terrificante, quindi anche la zona di abitabilità deve essere presa con un po' di granusalis, perché il tempo che passa può cambiare moltissime cose. In ogni caso è un pianeta un po' più piccolo della Terra, un po' più distante dal Sole, in cui l'uomo può pensare di installarsi e addirittura di fare una base. Lo spazio è molto grande. Marte quanto dista dalla Terra? Beh, per darvi un'idea, qui mostro questa foto che mi sembra sempre molto affascinante. Questa è la Terra vista da alcuni 6 miliardi di chilometri di distanza. Marte è molto più vicino di questo, Marte è fra i 150 e i 250 milioni di chilometri, ma lo spazio è immenso, il nostro sistema solare è gigantesco. Questa è la Terra, un puntino, un pale blue dot, come l'ha chiamata Carl Sagan, grandissimo divulgatore americano, è un puntino nell'immensità. Bene, Marte è un altro puntino nell'immensità, la distanza dalla Terra e Marte è appunto variabile perché le due orbite si allontanano, si avvicinano continuamente, varia fra i 150 e i 250 milioni di chilometri. Marte è un pianeta più piccolo della Terra, la gravità è circa il 40% di meno, sulla Luna è un sesto, sulla Luna siamo molto più leggeri perché piccola la Luna, mentre su Marte peseremo poco più di un terzo, 40% circa del nostro peso. È una struttura frastagliata con canyon, montagne, pianure, fondi di ex laghi, fondi di ex mari, delta fluviali e quant'altro, ha dei poli in cui c'è qualche tipo di ghiaccio, un ghiaccio probabilmente di anidride carbonica, più che di acqua. L'acqua è presente in Marte, ma soprattutto nel sotterraneo, nelle fasce sotterranee rispetto alla superficie del terreno, e l'atmosfera è molto tenue, circa il per cento di quella terrestre, ed è sostanzialmente anidride carbonica, quindi irrespirabile. Quindi su Marte, quando ci andassimo, dovremmo avere sicuramente delle tute addosso, perché c'è quasi il vuoto, l'1% o meno di atmosfera vuol dire molto meno di quanto
quanto abbiamo sulla Terra, e comunque è irrespirabile perché il CO2 chiaramente per noi è un veleno. Ciò non taglio che tempo addietro c'era probabilmente un'atmosfera molto più densa, perché c'era l'acqua che non evaporava, tenuta dall'atmosfera, e probabilmente poteva essere una composizione molto diversa, chissà, forse anche molto ossigeno. Ricordatevi che sulla Terra all'inizio non c'era l'ossigeno, ma c'era la CO2. Quindi anche la nostra atmosfera, quando si è evoluta nel tempo, prima di riempirsi di ossigeno e fare sviluppare esseri viventi come noi, che ci basiamo sull'ossigeno, c'era un'atmosfera completamente rovescia, con la CO2 e minuscoli batteri, cianobatteri, che vivono di CO2 e che hanno via via trasformato l'atmosfera in un'atmosfera diversa. Quindi tutti i pianeti hanno continue evoluzioni su tempi scala di miliardi di anni, quindi a noi sembrano stabili, identici e fermi su pochi migliaia di anni, ma in realtà il loro tempo di sviluppo è lunghissimo e cambiano continuamente in modo sostanziale. Un po' di storia, perché Marte ci accompagna da tempo. Dante Alighieri nel Purgatorio dice: ed ecco qua, sorpreso dal mattino, per li grossi vapor Marte rosseggia giù nel ponente sovra il suol marino. Rosseggia, Marte appare rosso perfino a occhio nudo, perché di fatto è un deserto roccioso, polveroso, roccioso e ossidato dal miliardi di anni che è stato esposto al quasi vuoto dello spazio, bombardato dai raggi cosmici, in assenza di processi di idratazione, perché l'acqua se n'è andata, alla fine è veramente rossastro, talmente rossastro che da lontano sembra un puntino, mentre Venere brilla bianca e il Sole è giallastro, Marte appare con un puntino anche a occhio nudo in cui si percepisce un colore rossastro. Da sempre è stato associato al dio della guerra, il sangue, il fuoco, tutto quello che volete, e anche Dante, che certamente non aveva a disposizione un telescopio, lo descrive in quanto tale. Dobbiamo fare un salto molto in avanti per fare dei progressi, per capire su come è fatto Marte. Galileo chiaramente ha guardato Marte, ha visto delle ombre, delle bozze, è molto più distante dalla Luna, quindi col suo cannocchiale Galileo ha visto benissimo le montagne lunari, ha visto molto male delle piccole macchie su questo Marte molto lontano, non è stato in grado di dare descrizioni molto migliori di quelle che si sono ottenute nel tempo con gli occhi, diciamo, degli nostri antichi predecessori, perché Marte è lontano, 150-200 milioni di chilometri rappresentano comunque per un semplice telescopio come quello di Galileo una sfida molto grande. Però se arriviamo alla fine del secolo 1800, inizi del nostro secolo, abbiamo dei potenti telescopi che si sono sviluppati nel frattempo e astronomi famosi, importanti, che hanno dedicato via via ai vari pianeti, Marte in particolare, molto tempo di osservazione, tra cui Schiaparelli, questo signore che è stato il direttore del telescopio di Brera a Milano, quindi uno dei telescopi più importanti. E alla fine dell'Ottocento, lui che era un abile osservatore, incominciò a guardare a occhio nudo, ma nel telescopio, quindi guardando col suo occhio, non con le macchine fotografiche che ancora non c'erano, quindi col suo occhio nel telescopio potente, vedeva delle strutture, delle macchie che interpretò come strutture rettilinee che collegavano varie aree più o meno diffuse di forme varie, e siccome era uno dei pochissimi in grado con quel telescopio in quel momento di poter descrivere con tanta precisione il pianeta, scrisse una serie di relazioni all'Accademia dei Lincei, questa la vediamo, del 1890, in cui faceva delle cartine geografiche di Marte, in cui tirava delle linee, ha dato nome a dei mari, a dei laghi, delle montagne, dei canali, e qui sta il piccolo problema, che scrisse che su Marte esistevano canali. Gli inglesi tradussero canali in canals, e mentre in Italia canale e canalone si mescolano il significato delle parole, in inglese canal vuol dire canale artificiale. E quindi la traduzione in canal
il concetto di artificiale collegato tra l'altro al fatto che c'erano le righe diritte, la natura non ama le righe diritte, anche i fiumi sono tortuosi, quindi una cosa diritta sembra proprio essere legata a un'azione artificiale di un essere come l'uomo, come intelligente, un essere pianificatore come l'uomo, in questa traduzione in cui Lowell, che era un astrofilo, Schiaparelli era un astronomo professionista, Lowell era un astrofilo americano con grande capacità di divulgazione, un pochino sopra le righe, partì la questione dei canals artificiali e quindi di conseguenza della presenza su Marte di chi? Dei marziani. Marziani che nel corso dei decenni furono interpretati nei modi più incredibili, con le orecchie, senza orecchie, con le gambe, con più braccia, verdi, gialli, azzurri, capaci di scavare, di costruire, tutto derivato da una, diciamo, carta geografica fatta al meglio delle possibilità, pur sempre su base scientifica, da un astronomo italiano e da un'interpretazione un po' sopra le righe, perché Schiaparelli mai sostenne che c'erano i marziani su Marte, furono gli americani con Lowell che incominciarono a far crescere questa idea, che prese come il fuoco nella paglia, nel senso entusiasmò, interrogò, intimorì il pubblico americano e poi a livello di rimbalzo mondiale, e nacquero i marziani alla fine dell'Ottocento, punto a capo. Prima non c'erano i marziani. Da quando furono trovati i canals su Marte, e i marziani divennero, ci accompagnarono da allora fino ai giorni nostri, perché chiaramente il primo alieno possibile e immaginabile è sempre, per definizione, un marziano. Concretamente, scientificamente, come si è sviluppata la ricerca verso Marte? Beh, naturalmente con i telescopi via via più potenti che hanno osservato Marte nei decenni successivi, si sono via via visti questi canali diritti, erano ben più complicati, non erano così sistematicamente strutturati, erano più frastagliati, più si guardava, più si capiva che le prime mappe di Schiaparelli erano ottimiste, ispirate a una sua interpretazione e non corrispondevano alla reale realtà, ma quando uno guarda per la prima volta uno strumento innovativo vede delle ombre, lo stesso Galileo non vedeva così chiaramente nel suo telescopio come si vede oggi, e quindi lentamente dal punto di vista scientifico scomparve questo concetto di canali diritti che quindi portano a pensare all'esistenza dei marziani, e si impararono un sacco di altre cose. Il marziano rimase sullo sfondo, si impararono un sacco di altre cose e per esempio, siamo fatto un salto di un secolo, prima si è iniziato a girare intorno a Marte, andare intorno a Marte è difficile perché è un pianeta molto lontano, ci si arriva molto veloci, bisogna frenare ed entrare in orbita. E sistematicamente i satelliti vengono persi, perché questa frenata fatta a distanza di 150 milioni di chilometri deve essere perfettamente calibrata. All'inizio russi e americani ci hanno provato, i russi non sono mai riusciti a entrare in orbita intorno a Marte, gli americani sono riusciti, anche gli europei, con due missioni diverse, però per dirvi che il tasso di perdita di missioni marziane, anche solo che entrano in orbita intorno a Marte, è elevato. Poi piano piano si è iniziato a, oltre a girare attorno e osservare che c'è ancora dell'acqua, osservare che ci sono dei ghiacci nel sottosuolo, come ha fatto i poli, i caps di anidride carbonica ai due poli, come dentro alcuni grandi crateri ci sia ancora dei nevai di anidride carbonica o dei ghiacciai di anidride carbonica nella parte esposta all'ombra. Via 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 si è capito che questo pianeta ha avuto una storia importante, dinamica, nel passato, e a un certo punto qualche cosa è successo, circa 3 miliardi di anni fa. Vi ricordo che i pianeti e il Sistema Solare ha circa 5 miliardi e mezzo di anni di esistenza. Il Sole è nato 5, 4, 3, 2 milioni di anni fa, 5, 4, 3, 2 milioni di anni fa, e i pianeti nei milioni di anni che sono, dei milioni di anni che sono seguiti, quindi circa 5 miliardi e mezzo di anni fa, pum, dalla nebulosa nasce in poco tempo tutto il Sistema Solare. Quindi su Marte per 2 miliardi sono successi una serie di anni e mezzo fenomeni che hanno previsto un'atmosfera, dei liquidi, dell'acqua, chissà, forse anche la vita. A un certo punto qualche cosa è successo, probabilmente è venuto meno il campo magnetico,
che protegge il pianeta dal bombardamento dei raggi delle particelle del Sole, ed è stata erosa l'atmosfera, erodendo l'atmosfera se n'è andata tutta quanta l'acqua, tranne quella che sta sottoterra, ghiacciata e mescolata al terreno, e quindi Marte da potenzialmente un pianeta azzurro pieno d'acqua è diventato un pianeta rosso di deserto ossidato. Va bene? Tutte queste cose sono capite un po' alla volta, si è capito che Marte non ha una tettonica a zolle, quindi non si muovono le placche come sulla Terra, l'attività vulcanica di Marte è modesta, anche se c'è un grande vulcano su Marte molto alto, ma l'attività vulcanica è molto modesta, quindi il nocciolo interno liquido, che è quello che mette in moto diciamo, la tettonica placche sulla Terra, su Marte è sicuramente più piccolo e meno attivo, e siccome il nocciolo liquido è quello che genera il campo magnetico, perché c'è una sorta di dinamo interno al pianeta, il fatto che il campo se ne sia andato è probabilmente legato al fatto che il nocciolo si è raffreddato e si è più o meno fermato, e questo ha eroso l'atmosfera e questo ha fatto perdere l'acqua. Quindi la dinamica di un pianeta è come quella di un essere vivente, molto complicata. Togliamo un pezzo, qualche miliardo di anni dopo il resto del meccanismo cambia radicalmente, addirittura si ferma. Da pochi anni si è iniziato ad atterrare su Marte con dei rover, con dei robot, con degli oggetti che possono piano piano camminare, esplorare, toccare, guardare, fare piccoli buchetti, analizzare la polvere, guardare da vicino una pietra, e si sono viste cose incredibilmente interessanti. Si sono percorsi chilometri su dune di sabbia, si sono visti come sono fatte le pietre, si sono analizzate le superfici di molti oggetti, si sono portati su Marte degli oggetti come questo, dei robot tipicamente con sei ruote, ruote che si possono muovere in modo automatico, ruote con pneumatici fatti di alluminio, non sono pneumatici tradizionali, leggerissimi, sottilissimi, in grado di sostenere il peso, pur sempre importante, stiamo parlando di forse 800-900 kg di un oggetto come questo, dotati di sensori, tipo sensori a distanza, laser, sensori che toccano, che analizzano, che scavano, e queste macchinette, ce ne sono a questo punto mi pare 3 o 4, Curiosity ed altre, che stanno piano piano esplorando. Una cosa che sfugge a molti: vanno pianissimo, fanno 1 centimetro al secondo. Io l'ho visti nelle aree di prova del JPL in California, e colpisce il fatto che sembrano dei lumaconi, perché si muovono lentamente. Perché lo fanno così lentamente? Perché stanno andando in automatico. La distanza fra Marte e la Terra, nella distanza di tempo luce, è da un minimo di 8 minuti quando uno sta a 150 km a un massimo di 20 minuti quando stanno a disposizione più lontana. Quindi, pronto? Dopo 20 minuti arriva dall'altra parte. Sì, sono qui. Dopo 20 minuti. Fai qualcosa? È impossibile comunicare in questo modo. Dopo un'ora ho detto 3 cose. Quindi devo caricare sul computer di bordo delle istruzioni sequenziali ben precise, e lui lavora per noi alla cieca, si muove, guarda, tocca, sente, se c'è un sasso lo evita, per cui non può che andare molto lentamente. Con la tecnologia odierna, questa complicata serie di azioni, comandi, feedback che permettono al robot di operare praticamente in autonomia per lunghi periodi, lo fanno andare molto lentamente, perché ovviamente c'è una serie di controlli continui per evitare che caschi in un burrone, piuttosto che si vada a piantare contro un sasso, o che faccia sforzi di scalare una roccia in verticale che è impossibile, e cose di questo genere. Quindi vanno piano. Immaginatevi questi meravigliosi rover che vi mandano queste fotografie panoramiche strepitose, come degli straordinari robot lentissimi. Anche questo può anche collegarsi a qualche riflessione e qualche immagine. Bene, abbiamo delle foto straordinarie di deserti, e la quantità di chilometri percorsi dai rover marziani non è grande, saremmo sui 10 o 15 in totale, perché ripeto, 1 centimetro al secondo, hai voglia fare i chilometri, passano le settimane, passano i mesi, però abbiamo verificato e capito moltissime delle cose che vi ho detto, incluso quello di aver visto delle cose straordinarie. Questa è la Terra vista da Marte, un puntino nel cielo che è lo speculare
di Marte e della Terra, e con un po' di fantasia la vediamo blu, quindi per i marziani, se esistessero, noi saremmo blu come loro per noi sono rossi, tanto per dirne una. Ovviamente la Terra è blu perché il mare, l'acqua è visibilmente da un colore bluastro, e questo dall'altro si vedono tutte queste forme chiaramente che ricordano, oltre ai crateri del bombardamento, crateri antichi naturalmente in questo particolare caso, anche strutture che inevitabilmente fanno pensare a letti fluviali, no? A scorrere di liquidi, e l'unico liquido che poteva scorrere su Marte per le condizioni di temperatura era l'acqua, non ci sono altre possibilità. Chiaramente questi sono letti vuoti, secchi, senza più acqua in superficie, però alcuni crateri hanno, come dicevo prima, dei nevai di CO2 o ghiacciai di CO2, perché stanno in questo caso molto a nord e l'ombra praticamente copre quasi sempre questa zona, la temperatura è piuttosto bassa. Marte va dai meno 60 a meno 70 gradi, quindi la Siberia forse anche meno 80, Siberia estrema, fino ai 15 gradi, diciamo, ambientali, quindi è un ambiente non particolarmente favorevole, però insomma è all'interno con delle opportune tute dell'abitabilità, diciamo, anche per l'uomo. Ci sono di tutto. Se vi dicessi se questa è un'immagine marziana o terrestre non potreste dirmi, perché abbiamo sicuramente dei deserti che hanno delle striature analoghe dovute o ai venti o allo scorrimento dell'acqua in tempi passati. È impossibile dire dove sta questa immagine, sta su Marte, ma chiaramente ha un fenomeno di erosione e di ricostruzione di strutture tipico della Terra. Questi sono dei canyons, anche qui vediamo chiaramente sui bordi, probabilmente questo è un fondo di un mare antico con delle strutture montagnose che potevano essere o isole oppure fondali più alti, perché il fondo ricorda molto quelle delle sabbie di certi tipi di fondali che si trovano sulla Terra. E grazie a queste osservazioni da orbiters o da rovers sulla superficie abbiamo imparato un sacco di cose, che sono quelle che un po' vi ho accennato. In particolare c'è una differenza su Marte fra la struttura dell'emisfero settentrionale, che è molto pianeggiante, da quello meridionale, che è molto craterizzato. La morfologia attuale è il risultato dell'azione combinata di numerosi processi endogeni, tipo iniziale forme, no, di presenza di plasma, di magma all'interno del pianeta, ed esogeni dovuti alle meteoriti, ad attività vulcanica, a movimenti gravitativi che sono le frane, erosione dovuta alla presenza dell'acqua, tettonica anche se in modo molto limitato, e attività eolica perché il vento, anche se modesto, perché con l'1% di atmosfera è difficile pensare agli uragani perché c'è poca aria, poca atmosfera che si muove, e tutte queste attività sembrano terminate, ad eccezione di quelle eoliche, meteoritiche e forse in parte quelle dell'acqua, perché il pianeta si è come fermato, no? Dopo che l'acqua in grande quantità se n'è andata, l'atmosfera se n'è andata, il pianeta, la tettonica si è fermata, se mai c'è stata, il pianeta si è in qualche modo fermato. E tutto quello che possiamo dire sull'analisi superficiale del pianeta è che la vita non ha lasciato traccia o non c'è, almeno sulla superficie. Ricordiamoci però che sulla superficie di Marte batte un vento solare e dei raggi cosmici molto forti e molto pesanti, per cui il risultato di questo è che hanno sterilizzato tutto ciò che c'era in superficie. Quindi il fatto che non esista visibilmente vita sulla superficie, intendiamoci, ci fossero stati dei dinosauri con le loro ossa, li avremmo visti. Quindi un'eventuale vita marziana, se c'è stata, può essere rimasta invisibile nella misura in cui era fatta da organismi piccoli che sono stati spazzati via nel tempo dal cambiamento climatico del bombardamento solare e che forse potrebbero permanere nel sottosuolo dove le condizioni sono molto molto diverse e più protette. Per questo motivo andare su Marte e scavare sotto la superficie marziana in profondità è una delle sfide importanti della scienza contemporanea. L'Europa ha fatto un programma dove per prima sta puntando a raggiungere questo obiettivo molto ambizioso, di fare un driller che va 2 metri in profondità sotto la superficie, cercando sotto quello che sopra apparentemente non c'è. Nel 2016 abbiamo fatto una prima missione ExoMars 2016, che era formata da 2 elementi,
un orbite TGO, Trace Grace Orbiter, che è entrato in orbita perfettamente e sta girando e rappresenta il modo per trasmettere le informazioni dalla superficie marziana alla Terra, e un dimostratore di atterraggio, Schiaparelli, che forse voi conoscerete, quello che è sceso, è entrato dentro Marte, ha fatto migliaia di chilometri e alla fine, quando tutti i paracaduti, gli schermi avevano fatto le cose che dovevano fare, purtroppo nell'ultimo chilometro ha spento i retrorazzi di sospensione e di rallentamento dell'atterraggio ed è precipitato e si è rotto. È una cosa che ci ha chiaramente non fatto piacere, però dal punto di vista scientifico abbiamo fatto un grosso passo avanti, perché il primo tentativo di atterraggio su Marte dell'Europa, le parti più difficili di ingresso in un'atmosfera frenata a migliaia di chilometri all'ora, le paracadute, gli schermi hanno funzionato perfettamente. Nell'ultima fase, che era tra l'altro quella meno difficile, qualche cosa è andato storto, ma era un dimostratore che è andato su Marte e sarebbe operato per 1 o 2 giorni in attesa della missione del 2020, che è quella che porterà a bordo un rover con questo ExoMars TGO che sta girando intorno alla Terra. Questa è la dimensione a Marte, la dimensione della sonda durante la costruzione in Europa. Questo è Schiaparelli chiuso all'interno delle due cappe, una che contiene il paracadute e l'altra che contiene lo schermo termico. Questo, scusatemi, ve lo voglio mostrare se ci riesco. Un attimo solo che si è fermato. Vi dà un'idea di come la missione si è sviluppata. Schiaparelli è stato staccato alcuni giorni prima dell'arrivo della sonda intorno a Marte e per 2 o 3 giorni è andato per inerzia verso il pianeta, puntando al bordo del pianeta per entrare nell'atmosfera. È entrato a 21.000 km all'ora, lo schermo termico lo ha frenato per migliaia e migliaia di chilometri, ha rallentato in totale autonomia, senza controllo d'assetto, a 45 km di altezza. Poi a un certo punto si è aperto il paracadute, stava andando a quel punto a circa 1.700 km all'ora e di colpo apre il paracadute e il paracadute lo frena, lo porta a circa 200-300 km all'ora. Quando si è stabilizzato, si stacca il pannello termico, sta andando a 320 km all'ora, si stacca il paracadute, a 240 circa, si accendono i retroradi. Fin qua ha funzionato, solo che dopo pochi secondi i retroradi sono stati spenti per un errore legato al comportamento del computer e da qui in poi è precipitato. Quindi la parte più complicata l'aveva già sviluppata, ma naturalmente per arrivare a terra occorre fare anche l'ultimo paio di chilometri. Queste sono le immagini prese da orbiters che sono stati messi, allertati intorno a Marte, che hanno evidenziato con precisione quel punto nero in alto che rappresenta il cratere fatto da Schiaparelli. Si vede anche il paracadute e lo schermo termico nelle vicinanze, a testimonianza che quello che vi ho appena descritto è avvenuto nella sequenza, perché tutto quanto è accaduto sono tutti caduti vicini uno all'altro, a dimostrazione che stavano facendo esattamente la loro operazione. È interessante anche sapere che tutto questo è avvenuto nel punto dove era previsto la discesa di ExoMars 2016, quindi tutto stava andando bene tranne questa fase finale in cui qualche cosa è andato storto. Abbiamo capito cosa è successo e chiaramente questo è importantissimo per la missione del 2020, in cui invece dovevano far scendere un oggetto molto più grande, complesso, un rover che avrà un trapano fatto in Italia per scavare in profondità e cercare in mezzo al terreno e al ghiaccio e all'acqua sporca che c'è sottoterra se c'è qualcosa di interessante, analizzando sia chimicamente che biologicamente i campioni. Questo è un modello del rover preso qualche anno fa in sviluppo alla Lenya Thales Lenya Space di Torino. Vedete le dimensioni, questa è la struttura, gli mancano tutti i pezzi fondamentali, ma per permettere di capire come ci si muove, i controlli, le verifiche, sono anni e anni e anni di lavoro per verificare che la sequenza automatica di operazione del rover, primo rover europeo su Marte, sia quella giusta. Questo è un esempio del trapano che ha sulla testa una sonda che misura con uno spettrometro la tipologia
dell'emissione luce delle rocce illuminate per capire di cosa sono fatte, se ci sono componenti chimico-fisiche di interesse. E questo accadrà fra qualche anno, partiremo nel 2020 da Baikonur in Russia, arriveremo nel 21 e l'avventura continua. Adesso nell'ultimo periodo di questa mia il mio intervento vorrei farvi fare un salto verso il futuro. Questo che vi ho raccontato è storia e realtà attuale per i prossimi qualche anno. Adesso vi dico benissimo, se volessimo andare su Marte con l'uomo oggi, se prendessimo uno di voi, datemi 10 anni di più di vita per formarvi come astronauti e poi vi mando su Marte, lo potrei fare oggi? Beh, non è così ovvio, vi spiego perché. Avete visto sicuramente The Martian, il superstite, il sopravvissuto. Oh, fuck you, Mars. Che chiaramente ha un rapporto con Marte molto quotidiano. Questo è il modo in cui noi vediamo oggi vivere su Marte un sopravvissuto della NASA con strumenti, tecnologie tipiche di oggi, quindi elettronica, robotica, telecomunicazioni, fax, email, chiaramente a distanza di 20 minuti luce, con la capacità di fare riprodurre su Marte l'agricoltura, la capacità di far crescere le piante, una patata marziana che lui per primo in questo film fa ricrescere utilizzando anche le feci degli astronauti, perché bisogna creare nel terreno marziano quell'humus da cui le piante devono poter vivere. Gli finisce il ketchup dopo 2 settimane, chiaramente per un americano senza ketchup le patate non hanno sapore, però perlomeno grazie alle patate riesce a sopravvivere per un paio d'anni, un tempo molto lungo, e la storia poi va avanti, avanti, avanti. Beh, è interessante sapere che questa storia è molto verosimile per certi aspetti. La capacità di vivere all'interno di una cupola su Marte, la capacità di poter camminare con un peso abbastanza simile a quello terreno, di poter far crescere piante e potersi nutrire, a far l'ossigeno, è scritto da un dipendente della NASA molto competente che ha preso a piene mani dal grande lavoro di chimici, fisici, biologi, botanici della NASA americani, che saprebbero come rendere possibile una vita di una piccola colonia o forse una grande colonia su Marte nei prossimi anni. Quindi stiamo capendo molte cose su come fare a. Però non è così semplice intanto andare su Marte e poi assicurarsi che una volta arrivati su Marte si riesca comunque a operare, a vivere in condizioni di sicurezza per gli astronauti che si trovassero a vivere in quelle condizioni. È prima di tutto la sfida del lungo viaggio interplanetario, per non parlare di interstellare, interplanetario. Questo è il Sole. Il Sole, sorgente di vita per la Terra, è una sorta di pentola in continua ebollizione. Emette continuamente dei burst di particelle ad altissima energia che puntano e sparano nelle varie direzioni. Sono le famose macchie solari che emettono questi flussi di particelle. Le spara a caso. Una volta che ne spara una che sfiora la Terra, guardate, le macchie sono grandi come la Terra, sono dei puntini per il Sole, ma sono enormi per noi, sono migliaia e migliaia di chilometri. Arriva una grande ventata di protoni, di raggi X, di raggi gamma, di alfa, di energia elevata, che vanno a sbattere sul campo magnetico terrestre, vengono deflesse le particelle cariche, i raggi X e gamma vengono fermati dall'atmosfera, ma la parte carica viene deflessa, questo scudo invisibile protegge la Terra da queste svampate di calore, se volete chiamarlo così, ma in realtà di particelle di altissima energia che sbattono sulla Terra. Vediamo questo fenomeno perché invece negli strati alti dell'atmosfera la ionizzazione dell'ossigeno, dell'azoto, produce straordinarie aurore boreali, bellissime, ma che dimostrano che il casino che sta succedendo lassù. Bene, se noi andassimo verso Marte con un'astronave che non ha l'atmosfera attorno a sé, che non ha un campo magnetico, che non ha nulla, e ci fosse una ventata solare come quella, chi proteggerebbe gli astronauti? Questo è un grosso problema, perché le intensità di queste eruzioni di particelle cariche
istantaneamente così intensa che senza una protezione potrebbe uccidere gli astronauti, un po' come Hiroshima e Nagasaki. E Nagasaki, istantaneamente quelle dosi sono talmente alte che è necessario proteggersi. Quindi viaggiando per 7 mesi in profondità e non rimanendo intorno alla Terra come è stato fatto in quest'ultimo periodo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi vicini al pianeta, protetti dall'ombra della Terra, protetti dal campo magnetico, non più dall'atmosfera, comunque molto ben protetti, andando nello spazio profondo, il problema della radiazione esiste ed è importante. Abbiamo creato questa meravigliosa struttura nello spazio, un hotel a 5 stelle che può ospitare fino a 9 astronauti, opera ininterrottamente con gli astronauti da 15 anni, quindi buona parte di voi è nata con qualche astronauta che vi proteggeva dallo spazio, ed è una struttura che probabilmente è la più grande realizzazione tecnologica da sempre realizzata dall'umanità. È costata più di 120 miliardi di dollari, è stata creata nel corso di una ventina d'anni complessivamente, dopo 10 anni di discussione. L'Europa, gli Stati Uniti, la Russia, il Canada e il Giappone sono i paesi che sono al lavoro per mantenerla in funzione e che hanno contribuito a realizzarla. L'Italia ha avuto un contributo molto importante, per quasi il 50% delle parti abitate sono state costruite a Torino, qui in Italia. Bene, questa straordinaria eccellenza è sufficiente per essere il punto di partenza per andare su Marte? Sì e no. Luca Parmitano è uno dei nostri astronauti, bravissimo astronauta, che ha volato qualche anno fa in una missione sulla stazione spaziale di 6 mesi, ma in cui aveva anche una extra vehicular activity, una passeggiata spaziale, chiamiamola così, in cui doveva fare delle cose per mantenere la stazione spaziale al suo esterno. Gli astronauti sono chiaramente coperti da una tuta molto particolare che in pochi centimetri di spessore protegge l'interno, temperatura ambientale, pressione atmosferica dell'ordine di un'atmosfera, condizioni di umidità e pressione che permettono la vita, dall'esterno pressione zero, temperature estreme, nell'ombra meno 200 gradi, alla luce del sole possono arrivare a centinaia e centinaia di gradi. E tutto questo è una minuscola scialuppa che è costruita intorno all'astronauta che con questi guantoni fa delle cose. Hanno chiaramente un casco e nel casco, attenzione, le mani non possono entrare, perché le mani sono nei guantoni che stanno nella tuta. Improvvisamente è iniziata una cosa imprevista. Si è rotta o si è messa a gocciolare una piccola valvola posta dietro il collo dell'astronauta, che controllava il sistema fluidico di raffreddamento o termalizzazione della tuta dell'astronauta intorno al corpo dell'astronauta. E c'è un flusso di un liquido tipo acqua sostanzialmente che mantiene l'equilibrio termico fra dentro e fuori. Si è messa a gocciolare. Cosa accade quando si gocciola nello spazio? Beh, si formano delle blob di acqua che galleggia. Le gocce tendono a stare assieme, a fare dei blob abbastanza grandi, non si frammentano perché la tensione superficiale tende a farle crescere, questo blob galleggia nella visiera e dove va a finire? Nel naso, nella bocca. E non puoi far così, non puoi togliertelo di mezzo. Per farla breve, in pochi minuti l'astronauta ha rischiato di morire annegato in un bicchiere d'acqua nello spazio. Se avessi raccontato questa storia così, dandovi le conclusioni prima dell'anticipazione, è una barzelletta. E invece stava succedendo. Lui ha iniziato ad avere problemi seri di respirazione, il suo microfono si è bagnato e ha smesso di funzionare, gli auricolari pure si sono bagnati e hanno dato degli effetti molto inaffidabili, riusciva a comunicare male, anche che era imprevisto ciò che stava accadendo, con i suoi compagni. Quando hanno capito, qualche minuto dopo, le condizioni in cui stava, l'hanno letteralmente tirato dentro, hanno chiuso il portellone, hanno iniziato la ricompressione per poter rimetterlo in condizioni di poter respirare. Quando è arrivato a circa metà, 2/3 della depressione, quasi
ancora lontano dall'equilibrio, lui si è tolto violentemente il casco per poter ricominciare a respirare, perché non ne poteva più. Perché vi dico questo? Per fortuna la storia è finita bene, hanno capito il problema, hanno cercato di riparare la cosa e lui non ha perso né la vita né altre cose dal punto di vista professionale, però vi fa pensare che cosa vuol dire gestire la qualità e prevedere l'imprevisto in un sistema così complesso come la Stazione Spaziale Internazionale. Ma se fossimo stati su Marte, lui stava a qualche chilometro dal più vicino collega e stava lavorando su qualche pezzo di qualche cosa lontano e avesse avuto un problema del genere, chi lo avrebbe salvato? Cioè, dobbiamo per forza andare su Marte a gruppi di tre, come le pattuglie dei carabinieri, che uno aiuta l'altro, o c'è qualche modo in cui si può esplorare l'universo più sicuri di un contesto che ci garantisce una sicurezza operativa, al di là della qualità del singolo componente, perché è il sistema che deve proteggere l'uomo. Noi abbiamo, dal punto di vista delle radiazioni artificiali, quelle facciamo noi nell'industria, nei laboratori di ricerca, mai realizzato cose che si autoproteggono. Tutti i nostri computer, automobili, motori, prima o poi si rompono e si portano a riparare. Il computer molto spesso non si accende, si reinstalla e si riparte. Il telefonino lo si scarica, lo si spegne e si riparte. Non siamo praticamente mai in grado di realizzare cose che sono automaticamente. Anche le automobili più affidabili ogni tanto devono portare a fare la revisione. Quali sono gli unici sistemi che noi conosciamo che ci permetterebbero di stare nello spazio per lunghi periodi di anni, garantendo la loro integrità e operatività? Quali sono? In questa stanza ce ne sono circa 125. Siamo noi. Gli esseri viventi, per loro natura, sono dei sistemi che si automantengono in buona salute, in buona forma, tranne quando sono colpiti da una qualche grave malattia, ma tendono sempre a proteggersi, altrimenti quando succede possono anche, ma mediamente si automantengono. I sistemi viventi, nel caso dell'uomo, possono arrivare a 70, 80, 90, 100 anni di vita mangiando, respirando, utilizzando le risorse e soprattutto internamente autoriparandosi cellula per cellula, ferita per ferita, osso per osso, senza sosta, dalla mattina alla sera. Ma questo non è vero solo per l'uomo, ma anche per gli animali, per gli insetti, per le piante, sono sistemi in continuo autoriparazione. Questo ci manca. La tecnologia della autoriparazione, della gestione dell'imprevisto, è qualcosa che alla tecnologia odierna sostanzialmente manca. Allora, prendiamo ispirazione dalla natura. In natura i materiali si continuano a riparare. Se io prendo un foglio di carta e faccio un buco, posso aspettare un secolo, quel buco non si ripara. Quindi ci servirebbero materiali che si autoriparano. Bene, si sta studiando la possibilità di fare materiali al cui interno ci sono delle microcellule piene di colla, se vogliamo, per cui se rompo una certa zona, queste microcellule perdono questa loro, chiamiamola colla, e si riforma automaticamente una cicatrice e il materiale riprende consistenza. È un esempio semplificato di quello che accade quando io mi faccio un graffio, una ferita, esce il sangue, parte la crosta, si ripara, e nel caso dell'uomo e degli animali non vedo più niente. In questo caso vedrei una fessura, diciamo, rimarginata, e pur sempre meglio di niente. La natura noi la imitiamo spesso e volentieri, beh, di fatto lo stesso fatto che noi voliamo con gli aerei è stato l'esito finale di una lunga serie di tentativi, da Leonardo in poi, di imitare la natura con le ali battenti, con le ali rigide e quant'altro, e abbiamo preso molti stimoli, migliorandoli anche in alcuni casi, perché non è mai esistito un animale che era in grado di portare 500 uomini come un giambo. Al massimo portavano pesi significativi per pterodattili, ma nulla di confrontabili agli odierni grandissimi aerei. Però su queste cose, sulla gestione dell'emergenza, del rischio, dell'imprevisto, noi siamo ancora molto indietro. Guardate questo strappo di un pannello solare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nelle
esprimere nello sviluppare questi pannelli grandi, 50, 40, 50 metri di lunghezza, a un certo punto uno delle tantissime piegature si è fessurata e si è rotta. E siccome il pannello è fondamentale, non poteva essere accettabile gestire una situazione del genere, un astronauta, questo era un imprevisto, assolutamente non previsto, è stato messo in cima a un braccio robotico, in cima a un'estensione di questo, e con ago e filo ha letteralmente ricucito i due lembi per rimetterli assieme. Un'attività extraveicolare pericolosa, complicatissima, ci è arrivato veramente giusto giusto, perché non era prevista la manutenzione dei pannelli solari e non potevano lasciarlo galleggiare liberamente, dato il tipo complicato di attività da fare. Ci è riuscito, dopo ore e ore e ore di lavoro, avessimo avuto dei materiali autoriparanti, probabilmente una cosa del genere si sarebbe risolta in pochi minuti. Ricordiamoci che i materiali più resistenti rispetto allo studio fatto nei laboratori ancora oggi vengono dalla natura. La tela del ragno per unità di peso è l'oggetto più resistente mai realizzato al mondo e viene sputato fuori dal ragno, diciamo, con tecnologie che datano di miliardi di anni fa probabilmente e di cui noi vagamente abbiamo un'impressione. È molto più resistente l'acciaio a parità di peso. Se potessimo parlare di cavi di tela di ragno, a parità di peso sarebbero molto più forti, molto più resistenti dell'acciaio. I materiali speciali, scusatemi, ci servono nello spazio. Perché non parte? Proviamoci. Ci servono nello spazio per tantissime cose, per esempio per fare elicotteri che volano su Marte. Su Marte abbiamo pochissima atmosfera, quindi per poter fare un elicottero che vola su Marte andrebbe molto più rapidamente del centimetro al secondo dei rover, ci servono oggetti che girano velocissimi con palle molto larghe e iperleggere. Ecco che in questo caso ci viene, e sarebbe una cosa che sta facendo la NASA per sviluppare un oggetto del genere, e ci servono dei materiali straordinari, tipo il grafene. Il grafene non è un materiale naturale, ma è la derivazione di uno studio, di una ricerca che ha portato alla comprensione di come strati monoatomici di carbonio, che esistono in natura, addirittura nella fuliggine, se volete, hanno proprietà di resistenza straordinarie che potrebbero essere usate per fare i materiali del futuro, con caratteristiche assolutamente oggi inarrivabili. Ma la natura ha già fatto cose del genere. La patella, che sono queste modestissime conchiglie che stanno aggrappate agli scogli, c'è anche un modo di dire, no? Che uno si attacca come una patella, ha delle unghie qui ingrandite che risultano essere il materiale con la resistenza al graffio più grande dopo il carbonio, dopo il diamante. Quando la patella si attacca alla roccia con queste unghie sta veramente penetrando con una qualcosa di costruito da un essere vivente all'interno di una struttura rocciosa che chiaramente è estremamente resistente. E questo è stato studiato recentemente per vedere come diavolo è possibile che un materiale del genere sia così forte. Abbiamo bisogno di materiali del genere perché nello spazio i frammenti che vengono, i piccoli meteoriti o i frammenti missioni spaziali che hanno in qualche modo sporcato con i rifiuti spaziali le orbite basse della Terra, vanno così veloci che una pallina di alluminio di un centimetro è in grado praticamente di perforare 20 centimetri di alluminio di protezione. Sono dei proiettili che vengono sparati continuamente in giro per lo spazio. Ci occorrono materiali in grado di resistere a queste straordinarie impatti. La natura ha fatto delle cose incredibili. Guardate l'elicottero il coleottero bombardiere. È una sorta di coleottero che, quando le formiche gli danno fastidio, spara dalla parte posteriore un liquido che ha la temperatura dell'acqua bollente. Oltre a essere urticante, è caldo. Come fa un coleottero, che è grande, poche formiche,
ad avere al suo interno una sorta di camera a pressione da cui esce fuori un liquido ad alta pressione, ad alta temperatura, altamente urticante. Beh, studiando la struttura dell'interno della cavità in cui viene prodotto questo tipo di reazione, si scopre che la natura ha realizzato una delle caratteristiche di un materiale che noi possiamo solo paragonare ai compositi in carbonio. Qualche cosa che ha delle trabecole molto resistenti, molto leggere, ottimizzate in struttura, in grado da tenere una pressione molto elevata, allontanando la camera, chiamiamo di combustione, dalla parte esterna, in grado di sostenere pressioni e temperature elevatissime. La natura ha fatto anche questo, prima che noi inventassimo i materiali compositi. Oppure pensiamo alla capacità straordinaria di spiegare e ripiegare le cose anche in modo molto complesso. Questa è un'ipotesi di un satellite che espande un specchio o un radar molto più grande del satellite stesso, con materiali diciamo gonfiabili piuttosto che delle lamine molto leggere. Beh, guardate cosa fa la coccinella quando apre le sue ali. Le ali sono piegate come fossero accartocciate all'interno della sua corazza e poi quando prendono forma diventano perfettamente in grado di supportare il volo di questo animale. Bene, noi siamo ancora lontanissimi dalla capacità di gestire i materiali piegandoli e spiegandoli come in grado di fare una coccinella che troviamo su tutti i fiori del campo. O altre cose che la natura fa che sono straordinarie. Marte è certamente molto secco, ha un'atmosfera molto tenue e l'acqua forse c'è nel sotterraneo. Ma la natura ci ha insegnato a fare delle cose straordinarie, come estrarre l'acqua dall'aria. Guardate questo deserto in Namibia e questo strano animale, un altro tipo di coleottero, che la mattina va sul bordo delle dune, mette il suo posteriore all'aria, fa condensare le gocce dell'umidità sul suo corpo, se la beve e poi torna a fare i suoi mestieri per il resto della giornata. Non è una cosa casuale. Se faccio così con il dito, non mi dice. Questo animale ha una struttura nanostrutturata della superficie tale da fare condensare microgocce nel giusto ritmo tale da poi permettere di staccarsi e di agglomerarsi e diventare una goccia più grande che può essere bevuta. È una tecnologia che la natura ha sviluppato nel corso dei milioni di anni e che noi stiamo derivando per fare sistemi analoghi per cercare di estrarre appunto acqua dall'aria. Altro esempio di tecnologie straordinarie che abbiamo imparato solo di recente da quello che la natura fa da milioni di anni. O le superfici autopulenti. Guardate questa superficie dei pannelli solari di Curiosity come è sporca di polvere. Fortunatamente di tanto in tanto l'atmosfera marziana si muove, fa dei piccoli venti e piccoli turbini di atmosfera e ripulisce le superfici dalla polvere che sennò renderebbero i pannelli solari sostanzialmente inutilizzabili. Beh, la natura questo l'ha fatto da tanto tempo con l'effetto loto. Il loto è una pianta che cresce in un ambiente di condizioni ambientali umide, sporche, sta negli stagni in mezzo alla foresta e le sue foglie sono non sporcabili. L'acqua non si attacca in nessun modo e quindi l'acqua che trasporta anche le sporcizie, la sporcizia, l'inquinamento e quant'altro, le foglie del loto sono quanto di più autopulente si conosca nella realtà. E capiamo il perché, perché sono strutturate in un modo particolarissimo, non è un caso che rimangono pulite, perché la struttura delle foglie del loto è tale da fare in modo che l'adesione delle gocce, piccolo o grande che sia, non sia possibile e che quindi l'umido che si condensa se ne vada così come è arrivato. E questo per la natura sono miliardi di anni di sviluppo, per noi sono delle cose scoperte l'altro ieri. Oppure il velcro, grande scoperta dell'uomo, la possibilità di attaccare e staccare con questi sistemi di ganci morbidi attaccati a dei cappi, diciamo anch'essi morbidi ma chiusi. Bene, grande scoperta, brevetto straordinario, tutti quanti noi abbiamo pezzi di velcro sui nostri vestiti. Beh, pensiamo al geco che è in grado di camminare a testa in giù e attaccarsi al vetro o alle superfici ultralisce perché c'ha una serie di microstrutture nelle
controllate chiaramente da GECO, che gli permettono di aderire in modo eccezionale, e anche questo noi l'abbiamo capito solamente recentemente, e la natura lo ha realizzato e sviluppato dai tempi lontani. A livello microscopico, quelle zampe del geco hanno della sorta di microventose che si attaccano e che si staccano con opportune movimenti dell'arto del geco, e che permettono al geco di fare le cose che ben sappiamo. Ma non solo, la natura ci stupisce anche per altre cose. Diciamo, benissimo, tutte queste cose meravigliose fatte nel pianeta Terra, l'atmosfera protetto, la temperatura, l'acqua. Bene, abbiamo scoperto che svariati tipi di esseri viventi possono vivere nello spazio e resistere al bombardamento delle radiazioni. Sia cose molto semplici, il lievito della birra, gli streptococchi, ma anche alcuni tipi di licheni o di spore. Le spore vanno in condizione di sorta di regressione letargica e possono stare per milioni di anni attaccate a un meteorite e passare in questo modo da un pianeta all'altro per poi essere riumidificate e riprendersi. Ma si sono scoperti che alcuni tipi di plankton resistono al di fuori della Space Station per settimane o mesi. Perfino questo tipo di tardigrado è un animaletto di dimensioni submillimetriche, però molto complesso, vedete, ha una sorta di bocca, sei zampe, cioè è ingrandito, però è una struttura complessa. Ne prendo 100 di questi, li metto al di fuori della Space Station, aspetto 20 giorni, li riporto dentro, una frazione importante, 40-50, sono ancora vivi. Eppure sono animali fatti per vivere nell'atmosfera, per vivere sulla Terra, mica sono stati pensati per andare nello spazio, eppure sono iperresistenti, riescono a regredire in condizioni anche loro di, evidentemente di condizioni fisiologiche tali, tipo letargiche, che gli permettono di resistere a condizioni assolutamente estreme. Incredibile, la natura riesce anche a operare nelle condizioni in cui l'uomo proprio non ci può neanche pensare. Fino ad arrivare alla medusa immortale, questa è una piccola medusa che magari voi avete visto in condizioni, insomma, sulla spiaggia, perché vive anche nel Mediterraneo, quindi è abbastanza comune, la evitiamo se possibile perché magari ci potrebbe pungere, ma di fatto è molto comune. Questa medusa fa una cosa veramente particolare, è grande, circa mezzo centimetro, ma ha imparato, ecco un'immagine di una medusa vivente, ha imparato in condizioni di difficoltà ambientale a fare le sue uova con il suo DNA e a ricominciare un ciclo che riproduce la medusa se stessa. Quindi quando le condizioni sono troppo difficili, la medusa dice, che ti dico, torno bambina, torno ovulo, ma sono sempre io perché ho tutte le informazioni, diciamo, identiche senza avere nessun tipo di fecondazione esterna, e così fra qualche mese mi riproduco e ritorno quello che ero. Per un viaggio nello spazio, che magari potrebbe durare 100.000 anni, avere delle meduse che pilotano l'astronave, qualcuno ha visto questi film di fantascienza che sono i poliponi che arrivano, evidentemente sono ispirati alla medusa immortale, per dirvi quanto sia vasto, sorprendente, incredibile il bagaglio di informazioni e di esperienza che la natura di fatto ci presenta quotidianamente, fermo restando che ancora andare a vedere, a cercare, a capire e a imitare, per quanto ci può essere interessante farlo. Quindi la prossima volta, arrivederci su Marte. Prima di chiudere volevo intanto ringraziare sempre ASI e l'Istituto Nazionale di Astrofisica, perché quest'anno sull'ultimo numero della rivista Global Science, che è questa qui, è in distribuzione gratuita all'uscita, ve la trovate, c'è un articolo specifico dedicato alla festa di scienza e di filosofia. Grazie per aver partecipato, se qualcuno ha delle domande lasciamo spazio per qualche domanda. Tutti pronti per andare su Marte, quindi? Voi l'età ce l'avete.
Va bene, allora chiudiamo qui. Grazie a tutti e buon proseguimento con la festa.